Amici cari, terre, sapori e vini, prosegue il nostro viaggio. Abbiamo raggiunto una quota ancora più elevata, siamo saliti a 1890 metri. Non dovrei dirle, so già che poi la regia mi riprenderà, ma questo è un posto meraviglioso, non mi posso insomma esimermi da dirlo. Allora, Mirko Berto al mio fianco, intanto andiamo a raccontare geograficamente, Mirko, dove siamo arrivati, perché ho detto siamo saliti di qualche metro. Sì, siamo in Alta Val di Susa, siamo a Sausedunx. A 1893 per la precisione. Bravissimo, sì, 93. Sì, sì, 1893 metri, siamo nelle montagne della Via Lattea. Certo, posto meraviglioso. Posto meraviglioso, lo lascio dire a te questo. Sì, sì, no, Pietro poi dalla regia mi dà, non devi mai giudicare. Non è vero, no, anche perché loro sono veramente molto ospitali. Allora, abbiamo individuato il luogo geograficamente parlando, ma questo è un antico rifugio. Sì, 1931 per la precisione, sì, la prima pietra. Poi ha subito diversi cambiamenti negli anni, da rifugio per le famiglie degli alpini dopo la guerra, si è trasformato poi in un rifugio, poi quando le normative sono cambiate, sì, non, insomma, la strada raggiungeva il rifugio, quindi non era più definibile come rifugio, è diventato albergo e da lì abbiamo comprato io e mia madre e negli anni pian piano siamo arrivati a quello che è oggi. Ecco, a quello che è oggi, da diversi anni, tu e la tua famiglia chiaramente ci state lavorando, ma non sono 2 giorni, voglio dire... No, sono 22 anni ormai, cavoli, sì, sì. Più della metà della mia vita ormai che vivo qua, ricordo ancora la città come se fosse ieri, ma in realtà poi la maggior parte della mia vita ormai è passata fra queste montagne. Quindi... Sto parlando della località Ciao Paese, sì, questo lo devo dire. Sì. Ecco, oggi noi diamo ricezione turistica, si mangia, si beve, si fa accoglienza, ma praticamente tutto l'anno. Sì, tranne qualche piccolo periodo dell'anno dove diventa difficile per il cliente raggiungerci, viste le condizioni della strada, perché d'estate, d'inverno, sì, d'inverno ci preoccupiamo noi del cliente con le motoslitte nostre, d'estate il cliente può arrivare tranquillamente a piedi, in bici, in moto, in macchina, con qualunque mezzo, ci sono quei mesi in cui il fango, la pioggia, certo, esagera, creano, certo, un po' di problemi, quindi si possono identificare con il mese di ottobre, ecco, lì, fine ottobre, primi di novembre, lì... Non è che non siamo aperti, noi ci siamo, però non viene a trovarci nessuno. Siamo nel cuore invece della stagione estiva e la regia ci regala delle immagini bellissime realizzate dall'alto, perciò nel cuore anche delle giornate del vivo della ricezione, perché sì, vedo bambini che giocano, sì, sì, vedo famiglie che prendono il sole, che si divertono. Per fortuna che la montagna continua col suo corso di portare su famiglie che passano i sabati e domenica nei nostri prati, sì. Lo devo dire, Mirko non è un ragazzo molto gentile, molto umile. Oggi hanno mandato via qualche centinaio di persone, ecco, cioè voglio dire, ne arrivano veramente tante, anche perché si sta bene. Tu sei molto attento sia alla cucina, poi andrò a curiosare, a parlare, sì, con lo chef, ma anche per esempio al vini, perché qui, sì, offrite di tutto, insomma. Sì, è una carta che ho ricercato negli anni e devo dire non c'è stata una ricerca diretta, è dovuta al tempo questa carta. Alla fine io dico sempre ai miei ospiti che bevono quello che io ho bevuto e che mi è piaciuto, non vado tendenzialmente a cercare qualcosa che non conosco, quindi prendo, provo, assaggio, mi piace, lo provo con gli amici fuori stagione, magari, certo, in quel periodo dove magari potrei invitarti ad assaggiare una bagna cauda, un bollito quanto misto, quanto amo questo ragazzo, mi piace, ecco, quei periodi così, e assaggiamo i vini e quindi quei vini che rimangono, insomma, che mi piacciono, rimangono in carta per il produttore. Detto fatto, amici cari, ho detto che saremmo andati in cucina a curiosare, magari se mangiava pure qualcosa, e ho raggiunto Chris proprio nella sua cucina, che è lo chef qui del Ciao Paese. Io ho un piatto straordinario, a vederlo molto molto bello, poi lo assaggerò. Chris, che cosa hai preparato qua? Allora, ho preparato una costina o lombattina di cervo, mm-hmm, con il suo filetto, un radicchio trevigiano cotto in forno con olio extravergine d'oliva, la polenta grigliata, uh-huh, come base, un lime per il tocco agro, una cipolla di Tropea marinata al miele e del sale grosso rosa dell'Himalaya, aceto balsamico decorativo. No, mi fa sorridere perché pensate a quanti territori abbiamo toccato con un piatto, perché hai parlato di Tropea, perciò della bella Calabria, del nostro sud Italia, hai parlato dell'Himalaya, andiamo dall'altra parte del mondo, il radicchio penso chiaramente al trevigiano, comunque al veronese, e poi l'aceto balsamico con il quale abbracciamo affettuosamente gli amici di Modena. Cucinare a 1893 metri, che cosa vuol dire? Da tanti anni ormai sono abituato, cerco di esprimermi il meglio possibile con le carni del posto, sì,
Poi c'è una selvaggina anche di qualità, giustamente. Assolutamente. Soprattutto il filetto è tra, sì, i migliori che ci sono. Però viene spontanea la domanda. Qui siamo in un territorio di montagna dove cambia dall'estate all'inverno, perciò anche la cucina cambia, devi essere molto bravo a intuire, insomma, i cambiamenti. No, noi cambiamo sempre il menù stagionale, cioè facciamo un menù invernale, sì, e un menù estivo.